È l'età della libertà e anche del divertimento, penso. C'è una grande voglia di divertirsi perché c'è la consapevolezza che conta il presente. E poi, come diceva Alessio, sì, les jeux sont faits, quindi dice: non è che adesso, se stasera canto male, mi rovino la carriera, vero? E quindi posso andare leggera, senza fardelli sulle spalle, senza eccesso di responsabilità verso se stessi, in primis, perché è questo che io quando ero giovane ho vissuto come un peso, no? La difficoltà di scelta davanti a un ventaglio immenso di possibilità e la mente umana si perde davanti al bivio e a scelte che si equivalgono. Questo lo dicono tutti, insomma, chi ne sa più di me, è un concetto sul quale si fanno gli esperimenti col topolino, no? Dice vai di qua, vai di là. Ecco, essere grandi, essere anziani è una grande liberazione, una grande conquista, sempre che ci sia appunto la salute, ma anche qui noi dobbiamo tener conto di chi invece magari la salute ce l'ha così così, di chi perde autonomia perché è fragile, ma non per questo perde la voglia di vivere, la voglia di divertirsi, uno spirito di libertà e il diritto ad essere rispettato. Mi viene in mente, non voglio rovinare questa atmosfera così affettuosa, ma mi viene in mente Mario Monicelli, costretto a slanciarsi da una finestra dell'ospedale a 90 anni e in fase finale della sua malattia. Non abbiamo ancora una legge che consenta a chi non ne può più per le sofferenze di lasciare questa vita serenamente. La chiamano eutanasia oppure semplicemente scelta. Ecco, scelta che personalmente vorrei poter operare. Vorrei non arrivare a dipendere da qualcuno, vorrei serenamente, con gratitudine, la gratitudine di cui tu parlavi, quella c'è, ci sarà sempre, uscire di scena, dalla scena del corpo e della vita con dignità. Sono totalmente d'accordo con Paola e aggiungerei però che vivere con dignità anche la scelta opposta, ecco, è possibile e che sempre, non è che chi invece sceglie anche di perdere, accetta i propri limiti, accetta di perdere la propria autonomia, accetta di scendere a quel compromesso rispetto alla possibilità di autodeterminarsi, perché si arriva a un certo punto in cui questo magari non è possibile, e allora c'è chi sceglie una strada e ha ragione Paola, deve poterla scegliere in tutta libertà, ma c'è anche chi ne sceglie un'altra, non per questo meno dignitosa. Il film sì, ha questo rapporto generazionale appunto, no, ma ha anche proprio un passaggio generazionale, no? Un testamento di appunto voglia di vivere, voglia di riscattare, voglia di lottare, voglia di migliorare le cose che non vanno. Sì, ti hanno messo anche le basi, Hanno non so messo la se base musicale. È capitata una cosa proprio con Alessandro, che non immaginavo mai. È un giovane, è un ragazzo, è particolare, come io l'ho capito, come carattere, come ho due figli molto grandi, quindi ho avuto il tempo di passare tante età. Un giorno stavamo girando, io ero dietro un vetro del pulmino. E non facevo assolutamente niente. Pensavo, questa è una donna ammalata di Alzheimer, quindi è un personaggio curioso. Finita questa scena girata, mi vedo Alessandro che si precipita verso di me, mi piglia in braccio e mi abbraccia con le lacrime agli occhi. Dice: ma tu non lo sai che cosa sei? Che cosa ho fatto? Non hai fatto niente, è quello che mi ero proposta di fare. Lui ha capito e mi ha abbracciato forte, forte, forte come nessun altro ragazzo avrebbe fatto in vita sua. Questi sono anche i ragazzi, capito? La commozione che gli è presa nel vedere una donna che non mostrava la sua sofferenza, ma era semplicemente assente, che è la cosa più terribile che può capitare.
Comunque ci siamo divertiti tantissimo. Eh? Ci siamo divertiti, sì, abbiamo, sì, ci siamo ingrassati, abbiamo fatto delle mangiate e bevute che voi non vi potete immaginare. Cantato, ballato. Cantato, ballato. Vissuto.